Qual è il suo umore e perché ha preso questa decisione? Allora, l'umore diciamo che oscilla tra il deluso, l'arrabbiato, il preoccupato, chiaramente per la situazione che si sta vivendo in generale e anche a scuola, che ovviamente è uno specchio dell'attuale società. La mia decisione di, tra virgolette, prendermi un periodo di aspettativa è stata molto sofferta, ma credo necessaria per dare un minimo di coerenza anche ai ragazzi, nel senso che tornare a scuola il primo giorno e fare finta di nulla, fare finta che vada tutto bene, non me la sentivo, non mi sembrava corretto nei loro confronti. Ho cercato di spiegare questa cosa anche con una lettera che ho indirizzato a ognuno di loro. Quindi ha cercato anche di dargli uno spunto sul quale riflettere? Sì, è quello che cerchiamo di fare, che ho cercato di fare sempre anche in classe, cioè stimolare la discussione, stimolare lo spirito critico, il pensiero divergente e quindi non accettare per buono tutto quello che viene detto, il che non vuol dire che uno deve essere bastian contrario a priori ovviamente, ma analizzare quello che viene detto. Io spesso e volentieri anche in classe dico ai miei: non vi dovete fidare neanche di quello che dico io, perché potrei sbagliare in buona fede, potrei volervi ingannare, cosa che non è ovviamente, però imparare a sviluppare le proprie capacità. Ognuno di noi ha una testa, un essere pensante e quindi deve metterle a frutto queste cose. Lei è un po' il portavoce di tutti gli altri insegnanti che comunque devono affrontare questa problematica, anche inerente a quello che lei chiama lascia passare. Sì, adesso portavoce è una parola grossa, comunque diciamo, sicuramente ci sono altri insegnanti che stanno vivendo situazioni difficili, molti conosco personalmente, e ognuno ha cercato, tra virgolette, di adeguarsi un po' dalla decisione estrema fino a quella un pochino più morbida, fino appunto all'adattamento magari, però sicuramente è una situazione di sofferenza e che poi di conseguenza si riflette anche sui ragazzi, perché comunque se tu vai, tra virgolette, al lavoro preoccupato, amareggiato, è chiaro che difficilmente riuscirai a dare il meglio in una relazione. Sì, questo che io chiamo lascia passare, perché è quello che mi lascerebbe passare per entrare a scuola. In questo momento io non lo lascio passare e non posso entrare a scuola. Ed è una cosa, se uno ci pensa, abbastanza, ecco, abominevole. Cioè, non stiamo parlando della capacità di insegnare. Se ci fossero problemi sulla capacità di insegnare, sul comportamento, su certi atteggiamenti, ovviamente tutto il diritto a non entrare a scuola, a non far danni. Ma qui stiamo parlando di una tessera, di un codice, adesso perché è un codice, no? Che io non ho, e come me altri, e quindi noi non possiamo entrare. Non siamo neanche per prendere un libro, no. Dicevo, per prendere un documento. Non posso entrare a prendere un foglio, non posso entrare a firmare niente, né tantomeno in classe a fare lezione. E quindi siamo arrivati al paradosso che cioè un buon insegnante si distingue dall'avere o meno questo codice, adesso estremizzando un po' chiaramente. Però ecco, è preoccupante, specialmente in un ambiente dove la scuola, che dovrebbe essere proprio portavoce di inclusione, di integrazione, no? Con tanti progetti che vengono fatti, che vengono ogni anno presentati, poi però dobbiamo scontrarci con la realtà pratica e un rischio anche, come dire, oltre l'aspetto professionale, personale, ma il rischio c'è anche per i ragazzi, perché questa sorta di diatriba, questa contrapposizione che stanno creando, tu sei vaccinato, tu non sei vaccinato, rischia di estendersi anche ai ragazzi. Quindi quella è ancora la cosa più preoccupante, se per un adulto è ovviamente magari più sopportabile questa cosa, ma per i ragazzi diventa motivo di esclusione ulteriore, creando ulteriore disagio e malessere in un periodo in cui di disagio e malessere ne hanno già tanto. Al termine di questo periodo di pausa, poi che cosa succederà? Allora, questa è una bella domanda, io ancora non lo so, chiaramente il primo istinto è quello di rientrare a scuola, perché mi manca molto le classi, i ragazzi, quindi potrebbe essere una, diciamo, possibilità,
Spero che le cose evolvano un pochino al meglio, per cui magari questa possibilità si riesca a concretizzare prima possibile. Pensa però di vaccinarsi o di proseguire con i tamponi? Ma questo adesso io non lo butterei tanto su questo discorso, dico la verità, non lo so. Però quello che ecco io ribadisco fondamentalmente è il discorso proprio di libertà costituzionale. Parte di educazione tutto, in questo senso. Parte tutto da lì, il fatto di dover essere, tra virgolette, ricattato per lavorare. Poi ognuno può trovare la sua strategia, che può essere un vaccino, può essere un tampone. Però secondo me è a monte il discorso. E adesso, no, parlano di estenderlo anche ad altri settori, il fatto di essere, io uso tranquillamente questa parola, ricattato, perché se non hai quello tu non entri, credo che si chiami ricatto in italiano, insomma, se non sbaglio i termini, no? È quello secondo me il problema grande, più che la possibile soluzione. Dovremmo cercare di scardinare e riflettere un pochino su questa cosa, secondo me.